risposte. Ritorni. Fantasmagoria di realtà. Origine e principio. Amore e smarrimenti. Storia di secoli in attesa. Promessa e compimento. Dal buio alla luce. Le tenebre ricoprivano l'abisso. Splende nelle tenebre, dal nulla alla vita. La terra era informe e deserta. Silenzio alla creazione. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dall'armonia alla consegna. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Fra i suoi, venne nella sua casa. Dall'amicizia alla lontananza. Il Signore Dio passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. I suoi non lo hanno accolto. Dalla promessa alla salvezza. Porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Creazione. Peccato disobbedienza, promessa, attesa, incarnazione. Il mistero ci avvolge, il mistero torna a palpitare, ad accenderci ancora di bellezza e speranza, a riaccendere amore. Da quelle immensità divine, quando tutto ancora era inesistente e il nulla palpitava negli abissi futuri, ecco il sogno. Noi eravamo già. E il sogno
poi fulgido e primitivo, urgente di vita e di bellezza, fioriva e accendeva stupore nell'opera sublime della creazione, nell'umanità. Dio e noi. Dio e noi sua immagine, a donare ed accogliere il prima inesistente divenuto palpito, essenza, comunione, in una straripante meraviglia. Ma quella comunione non bastava più. Volevamo noi essere Lui. E tutto si precipitò in un risorto nulla, in una ricreata inesistenza, perché non è più vita fuori del suo amore. Era il peccato, era la nudità dell'essere, era la promessa di una venuta certa, era lo struggimento dell'attesa. Secoli e secoli a sperare ed attendere negli instancabili passaggi. Ed ecco nuovamente i passaggi risposte per ricondurci fra sentieri amari di lacrime e deserti e smarrimenti e angosce e prigionie di male al ripetuto sogno antico. Dalle tenebre alla luce, dal nulla alla vita, dal silenzio del male ad una rinnovata creazione, nel Verbo eterno che si è fatto carne, venendo ad abitare in mezzo a noi. Ma noi che già sappiamo questo mistero immenso di dolcezza divina in un bambino, cosa crediamo? Cosa viviamo? Cosa celebriamo? È tempo di ritorni, tempo di ricominciamento, tempo di incarnazione, tempo di accogliere l'amore nella sua vera essenza. Ci accenda e ci ricrei soltanto il suo mistero. Egli è venuto, si è fatto storia nostra, si è fatto nostro tempo per riassorbirci nuovamente nella sua eternità dopo che avremo amato. Riprendiamo ad andare. La follia dell'uomo che si voleva Dio ora è follia di Dio che si è voluto uomo. Passaggi compiuti, risposte date senza più ritardi, ritorni di inarrestabile presenza che ci avvolge di sé, in sé ci assume, nella fragilità totale di un Dio inerme fattosi bambino.